una sfida parlare di parità di genere in un ambiente come questo, perché sembra di parlare di qualcosa che già esiste. E invece è interessante presentare i dati economici italiani e europei che fanno vedere che al di fuori di ambienti altamente professionalizzanti, dove ci sono persone altamente istruite, la realtà delle cose è quella della disparità di genere assoluta, in particolare in Italia purtroppo. È un futuro molto difficile da costruire, perché in un paese che ha il più grosso scarto nel tasso di impiegabilità fra uomini e donne in Europa, pensare di costruire un futuro per la prossima generazione che sia veramente paritario è veramente una sfida, e ha bisogno di misure di politica pubblica immediate, ma anche di una consapevolezza aziendale fortissima, perché senza la collaborazione fra pubblico e privato sicuramente non ci riusciamo. Per avere cultura della parità di genere bisogna prima avere coscienza degli stereotipi di genere. Nessuno di noi pensa di avere stereotipi di genere, sono molto difficili da trovare, e invece li abbiamo su tante piccole cose, sulle studentesse o le persone che si candidano a un lavoro donna, che si definiscono lavoratrici indefesse, e invece i loro colleghi uomini che si definiscono magari leader o persone con una accentuata creatività. Di questo dobbiamo essere consapevoli, saper distinguere nella società quello che è ancora un retaggio culturale, che però non aiuta al raggiungimento della parità, perché noi tendiamo a reclutare persone simili a noi stessi, tendiamo a mandare avanti persone simili a noi stessi, e siccome la nostra società è ancora fortemente diseguale, se non abbiamo questa cultura, se non la prendiamo, e certo prenderla da piccoli sarebbe meglio, non riusciamo a cambiarla. Il consiglio spassionato è questo: chi si occupa di parità di genere all'interno delle risorse umane, all'interno dei sindacati, all'interno della politica, normalmente è visto come la cenerentola del suo settore. Spesso la parità di genere, diciamolo, è considerato il dominio di coloro che non sono tanto importanti. Ecco, bisognerebbe avere consapevolezza e autoconvincersi del fatto che la parità, soprattutto in ambiente lavorativo, è il più grande volano di crescita aziendale e di PIL che ci sia disponibile al momento, e che questa coscienza dia anche un orgoglio di occuparsi di queste cose e quindi una forza per imporsi all'interno della struttura azienda su questi temi.